Allora, buongiorno a tutti, sono Roberta Chiabrel Formez e vi do il benvenuto a questo seminario, Riformare la pubblica amministrazione, investire sulle conoscenze e sulle competenze digitali dei dipendenti pubblici. Allora, di cosa parliamo in questo seminario? Come sapete, è stato di recente avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il piano strategico che si chiama proprio Riformare la pubblica amministrazione, persone qualificate per qualificare il paese. Di questo piano strategico il syllabus e la piattaforma competenze digitali costituiscono proprio gli strumenti metodologici e operativi per la formazione sulle competenze digitali, per lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i dipendenti pubblici. Quindi, in pratica, per chi ci segue già da un anno, ma anche da più, l'iniziativa Competenze Digitali per la Pubblica Amministrazione, diciamo che esce dalla dimensione sperimentale. Abbiamo lavorato soprattutto in quest'ultimo anno con le pubbliche amministrazioni pilota e diventa invece un intervento strutturale che si rivolge a tutta la platea delle amministrazioni pubbliche. Quindi un grosso piano strategico, un grandissimo impegno. Di cosa parliamo oggi? Parliamo quindi del piano strategico, ma anche delle altre iniziative collegate sempre del Dipartimento della Funzione Pubblica e vedremo poi meglio in cosa consiste e come va fatta l'adesione, quali sono le modalità operative per l'adesione delle pubbliche amministrazioni. In questa prima fase, che vi ricordo, possono aderire sino al 15 febbraio. Quindi vi anticipo già che a questo webinar ne seguiranno altri per fornire ulteriori informazioni, anche in parte più operative, e quindi per accompagnare proprio le pubbliche amministrazioni in questo processo di adesione e di avvio proprio di partecipazione a tutta l'attività prevista dal syllabus. Quindi passiamo a parlare del programma di oggi. Vi presento i relatori. Il primo relatore di oggi, il dottor Marcello Fiori, capo Dipartimento della Funzione Pubblica, che ringrazio per la presenza e per la partecipazione, ci illustrerà il piano strategico Riformare la pubblica amministrazione, il contesto di riferimento e quali sono gli obiettivi strategici. Poi con il dottor Sauro Angeletti del Dipartimento della Funzione Pubblica, direttore dell'ufficio UISC, parleremo invece più in generale di tutte le iniziative collegate al syllabus per le competenze digitali. Quindi vedremo una sorta di mappa di come queste iniziative sono collegate tra loro e di cosa prevedono. Con Valentina Albano, poi esperto del Dipartimento del Formez, vedremo invece più in dettaglio proprio la parte di adesione delle pubbliche amministrazioni. Vedremo tutto il processo, in cosa consiste. Come sapete, il processo del syllabus e le competenze digitali prevede che ci sia una parte di assessment collegata alla formazione, poi di nuovo un assessment. Quindi con Valentina Albano vedremo meglio tutto il processo, ma anche in dettaglio cosa possono fare le amministrazioni per partecipare a queste attività. Molti di voi hanno già mandato le loro richieste di adesione, quindi vedremo più in dettaglio anche come fare, a chi chiedere aiuto, a chi rivolgersi per avere ulteriori informazioni. A questo punto io lascio la parola ai relatori di oggi. Vi ricordo soltanto che questo webinar è registrato, quindi chi non riuscisse a seguire può seguire la registrazione in seguito. Alla fine del seminario c'è una sessione dedicata alle domande e risposte, quindi voi potrete porre in chat tutte le domande per i relatori, sarò io a porle alla fine del seminario ai nostri relatori, quindi risponderanno non dopo ciascuna sessione, ma alla fine. Prego, dottor Fiori. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Intanto grazie al Formez, ma grazie davvero all'incredibile successo di questa iniziativa che dimostra che l'iniziativa che abbiamo lanciato il 10 gennaio con il ministro di questo piano strategico di riformare la pubblica amministrazione partendo proprio dalla qualificazione del capitale umano era molto attesa e probabilmente va nella direzione giusta, vista la qualità e la quantità di persone che si sono iscritte oggi e che ringrazio davvero tutte. Suggerirei che tutte le domande che arrivano, ovviamente anche se oggi non saremo magari in grado di rispondere, il Formez comunque le raccolga e ce le sottoponga perché è veramente molto importante costruire una piattaforma di collaborazione che ci veda tutti i protagonisti. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa che abbiamo chiamato Riformare la PA? L'obiettivo è duplice, rafforzare le pubbliche amministrazioni attraverso una crescita delle competenze del proprio personale e
rafforzare anche le persone, gli individui, far crescere dentro di loro il desiderio di una maggiore adesione ai valori e al valore pubblico di essere dipendenti di una pubblica amministrazione, dello Stato, di un'amministrazione locale, di un'agenzia, di un ente, attraverso anche lo sviluppo di competenze manageriali e organizzative. Per la prima volta abbiamo fatto un'azione sinergica sia con i fondi nazionali che con i fondi PNRR. Nel quinquennio sono a disposizione più di 1 miliardo di risorse derivanti dai fondi PNRR e abbiamo anche inserito delle norme, grazie al lavoro di rinnovo dei contratti, anche legate alla formazione proprio in tutte le piattaforme contrattuali, con due strumenti. Uno legato alla crescita di carriera. La formazione diventa elemento fondativo delle progressioni di carriera. Il secondo pilastro è che solo chi avrà fatto determinati tipi di formazione che l'amministrazione riconosce avrà anche una quota importante, che verrà definita contratto per contratto, anche nel salario accessorio. Quindi questo rende davvero per la prima volta la formazione non soltanto, come dire, una petizione di principio, ma uno strumento vero, concreto, reale di crescita del capitale umano dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori. Noi abbiamo inserito questa iniziativa dopo aver lavorato anche nell'inizio del governo Draghi a rinnovo di tutte le procedure, di tutte le misure per il recruiting e per l'accesso all'amministrazione, perché riteniamo che ovviamente oltre che a formare chi c'è, dobbiamo anche colmare il gap che si è determinato in questi anni dal mancato turnover della pubblica amministrazione. Abbiamo un'età media elevata, oltre i 53 anni, e abbiamo anche l'assenza di una serie di competenze e di figure professionali che dobbiamo colmare in fretta attraverso anche nuovi inserimenti nella PA. Nel periodo tra marzo e dicembre 2021 abbiamo fatto concorsi pubblici per oltre 45.000 posizioni, il che vuol dire un'iniezione importante di nuove energie in tutte le amministrazioni pubbliche. Questo darà anche nuove competenze, perché evidentemente queste nuove energie sono state anche selezionate e skillate in base a competenze mancanti nelle figure professionali presenti dentro le amministrazioni. A questo stiamo anche accompagnando un'altra misura importante, ne avete sentito parlare, la conoscete, è quella che abbiamo chiamato PIAO, il Piano Integrato dell'Attività dell'Organizzazione, che è stato introdotto dall'articolo 6 del DL80 del 2021. Per la prima volta le amministrazioni avranno a disposizione un unico documento nel quale l'intero ciclo di gestione della performance e anche della programmazione dei fabbisogni e anche della formazione viene tenuto insieme proprio valorizzando quello che è l'elemento del capitale umano e delle risorse umane. Cioè ogni amministrazione deve, attraverso il PIAO, mettere insieme quelli che sono i suoi elementi di programmazione dei fabbisogni con quelli che sono anche gli obiettivi di performance che intende raggiungere. E lo deve fare ovviamente valorizzando al massimo quelle che sono le competenze al proprio interno. Ma quello che vi sto raccontando non avrebbe successo se non nasce davvero una grande alleanza strategica tra tutte le amministrazioni. Mi fa molto piacere che oggi appunto siamo in 550 iscritti, fondamentalmente persone e colleghi che hanno proprio la responsabilità delle risorse umane o della formazione, perché il fattore di successo di questo piano sarà legato al loro impegno, al vostro impegno e alla capacità di gestire nel corso del tempo quelli che sono gli strumenti che metteremo a disposizione. Innanzitutto bisogna strutturare la formazione a partire dall'individuazione delle competenze necessarie per l'innovazione e per il cambiamento e non soltanto e non esclusivamente dai mestieri attuali. Non basta un'opera di sostituzione. Nel ricambio generazionale con i nuovi assunti e nella formazione dobbiamo tener conto di come deve essere e come sarà l'amministrazione dei prossimi anni.
Quindi il vostro ruolo è determinante anche per orientare quelle che sono le figure che vanno introdotte all'interno dell'amministrazione e quelli che sono i contenuti, e questo è il secondo tema, sui quali dobbiamo investire per la formazione di qualità dei nostri collaboratori. C'è sempre di più una sfida verso la qualità del servizio, verso la qualità organizzativa, verso una domanda che ci viene da cittadini, imprese e famiglie di servizi della PA che debbono essere sempre di più al passo con i tempi. E infatti l'altro tema determinante è la velocità. Dobbiamo fare in fretta, non abbiamo tantissimo tempo davanti, ma non è il tempo del PNRR, è la velocità del cambiamento che è nato nella società. Non possiamo avere in mente un'idea di amministrazione che è quella, oramai possiamo dirlo, del secolo scorso. Ci sono bisogni che sono fondamentali, non sono più erogabili con i tempi dei procedimenti e con quelle che sono le aspettative di imprese e famiglie e cittadini che invece chiedono l'erogazione quasi istantanea e immediata di molti servizi. Un altro fattore di successo sarà la motivazione. È fondamentale recuperare attraverso la formazione il senso e il valore pubblico del lavoro della pubblica amministrazione. In un bellissimo intervento il presidente Mattarella, nel suo precedente mandato, parlò in occasione della pandemia dei volti della Repubblica, parlando di molti dipendenti pubblici, i medici, gli infermieri, gli insegnanti, le forze dell'ordine, le forze armate, la protezione civile, ma di tutti gli impiegati che in qualche modo anche in condizioni estreme eroicamente rimasero al loro posto e hanno consentito al paese di andare avanti, alla pubblica amministrazione di non chiudere. Ecco, quell'orgoglio che abbiamo sentito tutti nel corso della pandemia deve diventare l'orgoglio permanente di essere persone che sono al servizio della propria comunità e lo debbono fare con onore, con competenza, con dedizione, ma con orgoglio, perché la pandemia ha dimostrato che senza una macchina pubblica efficiente il paese si ferma. E in più bisogna fare in modo che quelli che sono i vecchi steccati tra le pubbliche amministrazioni centrali, locali, articolate in enti, aziende, qualcuno ne ha contati 33.000, cadano. Ci deve essere un investimento che riguarda tutti e che riguarda veramente il capitale umano di ciascuno. Dobbiamo favorire anche i processi e i programmi di osmosi, di mobilità, di interscambio tra queste esperienze. Stiamo lavorando anche su questo. Abbiamo elaborato norme che consentono più facilmente le progressioni di carriera, ma anche gli scambi tra le amministrazioni. Anche questo deve far parte di un percorso formativo dei dipendenti pubblici, la possibilità di fare esperienze e di fare esperienze non solo dentro la propria amministrazione, ma anche qualora lo desiderano verso altre amministrazioni. Gli attori di questo progetto siete voi, siamo noi, sono tutte le pubbliche amministrazioni che debbono investire e che vogliono investire sul proprio capitale umano. Noi mettiamo a disposizione, le ringraziamo, il Formez e la SNA, che sono le nostre due agenzie in-house che ovviamente con ruoli diversi però intervengono molto sul capitale umano. La SNA formando e dando assistenza continua anche partirà nei prossimi giorni il prossimo corso concorso per i dirigenti. Il Formez attraverso una attività di formazione magari più minuta, più di dettaglio, più su funzioni basiche, ma altrettanto fondamentale per le amministrazioni. Abbiamo fatto un accordo quadro con tutte le aziende che ci forniranno, ne parleranno più avanti i miei colleghi, i contenuti per la formazione digitale, che sarà il primo degli step che abbiamo deciso di affrontare, perché riteniamo che la formazione digitale sia il primo dei percorsi abilitanti per la realizzazione di tutti i progetti PNRR. Ma ovviamente non ci fermeremo lì, la formazione dovrà riguardare anche in verticale tutte le esigenze che le singole amministrazioni ci manifesteranno, ed è tutto evidente che la formazione di un dipendente di un piccolo comune non è la stessa di un collega che sta all'Agenzia delle Entrate piuttosto che all'INPS, piuttosto che all'INAIL. Quindi dobbiamo elaborare insieme pacchetti formativi che vadano in verticale, in profondità, tenendo conto delle esigenze delle singole amministrazioni. È molto importante il ruolo anche dei soggetti di aggregazione delle amministrazioni. Penso al ruolo straordinario della Conferenza
delle regioni, all'ANCI, all'UPI, all'Unione dei Comuni, e ovviamente anche con loro pensiamo di avere una collaborazione dedicata. Abbiamo messo a disposizione gli accordi quadro con la CRUI e con il Sistema Universitario Italiano, perché riteniamo che oltre che la formazione di base debba essere data l'opportunità ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, anche qualora lo desiderano, di crescere acquisendo una laurea qualora ne siano sprovvisti, oppure un master, oppure una seconda laurea qualora lo vogliano, ovviamente in modo coerente anche con quelle che sono in qualche modo le esigenze di crescita dell'amministrazione. Lo faremo, l'abbiamo fatto, è già partito l'accordo con l'Università La Sapienza e con altre università. Per questo anno accademico saranno quasi tutte le università aderenti alla CRUI a mettersi a disposizione con dei corsi dedicati e anche con una scontistica dedicata ai dipendenti di quell'amministrazione che desiderano acquisire la laurea. Una quota dell'iscrizione sarà a carico del nostro dipartimento e lo faremo molto volentieri. Poi abbiamo fatto degli accordi che riguardano anche la possibilità per tutti i dipendenti pubblici che lo desiderano, appunto, di formazione che vogliamo far partire dal digitale, ma che non riguarderà soltanto il digitale, come dicevo. Questo primo accordo e questa prima chiama al mercato si è conclusa il 31 di gennaio. Una commissione sta valutando quali sono i contenuti che metteremo in rete a partire dalle prossime settimane. Prima la collega del Formes annunciava un secondo webinar nei prossimi giorni, probabilmente a ridosso del 20 di febbraio, quindi tra pochi giorni vi chiameremo in una call come questa proprio per spiegare compiutamente come verranno attivati i corsi di formazione sul digitale, ma ci attendiamo da voi anche, attraverso le domande, attraverso le proposte, la definizione di ulteriori esigenze. Pensiamo che il secondo step possa riguardare la transizione ecologica, ma pensiamo anche che anche tutti gli argomenti relativi all'attuazione dei progetti PNRR, pensate appunto a tutta la parte sugli appalti, la realizzazione delle opere pubbliche, la direzione dei lavori, possono essere anche argomenti che nel corso del 2022 saranno oggetto dei nostri pacchetti, delle nostre proposte formative. L'ho fatta molto lunga, mi scuso, era l'esigenza di darvi un panorama di carattere generale. Ribadisco un concetto. Questo progetto avrà successo se intorno adesso, come stiamo tentando di fare, nasce una grande alleanza per la qualificazione del capitale umano pubblico, che è la vera, più importante e straordinaria risorsa di cui disponiamo. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e cedo di nuovo la parola alla nostra conduttrice. Grazie. Grazie molte, dottor Fiori, grazie per aver sottolineato i valori di fondo di questo piano strategico e aver introdotto anche i temi degli interventi adesso che seguiranno. Cedo quindi la parola al dottor Sauro Angeletti, che ci parlerà delle iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica mirate a formare e valorizzare i dipendenti della pubblica amministrazione. Prego, dottor Angeletti. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il capo dipartimento della funzione pubblica Marcello Fiori per l'introduzione che ha fatto, centrando ovviamente i temi principali di questa nostra comunicazione, che è finalizzata fondamentalmente ad darvi le coordinate dell'intervento che il Dipartimento della Funzione Pubblica sta mettendo in campo sul tema della formazione e della valorizzazione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche. Un intervento strategico pluriennale che verrà dispiegato nei prossimi anni a valere fondamentalmente sulle risorse del PNRR, ma non solo, come diceva il capo dipartimento, anche in sinergia con altre fonti di finanziamento, il nuovo ciclo di programmazione dei fondi SIE e le risorse nazionali. Io scendo un pochino più nel merito della questione, parlandovi brevemente del contesto di riferimento della strategia di valorizzazione del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, le novità che ruotano attorno all'indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, come sono state poi traslate nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.
Università e vi vorremmo parlare principalmente delle due iniziative con un pochino di dettaglio, il progetto PA 110 e Lode, ma soprattutto la formazione sulle competenze digitali che noi erogheremo attraverso la piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica. Su questo poi interverrà in maniera specifica la dottoressa Valentina Albano. Allora, noi partiamo da una situazione che è abbastanza penosa, mi verrebbe da dire, ma per alcuni versi potremmo usare anche l'aggettivo drammatico, cioè il crollo della spesa per la formazione dei dipendenti pubblici che si è registrato nel corso degli ultimi anni. Non voglio fare di tutta erba un fascio, perché molte amministrazioni hanno investito in maniera significativa nelle risorse umane, tutte però hanno operato innanzitutto in un vincolo di spesa, nelle limitazioni poste dalla spesa. Alla spesa pubblica per la formazione, ma anche per gli investimenti tecnologici che hanno costituito oggettivamente un freno. Se noi diciamo che nel 2018 l'equivalente, la formazione che è stata erogata ai dipendenti pubblici è stata mediamente un giorno di formazione l'anno, capiamo anche la pochezza, diciamo, degli effetti che questa formazione ha potuto dispiegare. Oltre che, come noi sappiamo, la formazione si è prevalentemente concentrata su ambiti tradizionali, tipici delle competenze delle amministrazioni pubbliche, o è stata per alcuni versi, per molti versi, formazione obbligatoria sui temi della sicurezza, della trasparenza, dell'anticorruzione e così via. Questo dato, non voglio dire che sia la causa, ma è difficile stabilire un nesso di causa-effetto, ma corrisponde anche all'indebolimento del presidio della funzione, diciamo, di gestione delle risorse umane e soprattutto della formazione nelle amministrazioni pubbliche. Se guardiamo i dati più recenti disponibili, penso al rapporto INAP, ad esempio, emerge come il piano triennale per la formazione del personale sia rimasto in molti casi un mero adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, e soprattutto non sia stato in molti casi finalizzato adeguatamente dal punto di vista della rilevazione dei fabbisogni formativi, dal punto di vista della progettazione di corsi di formazione tarati sulle effettive esigenze. Quindi debolezza, scarsità delle risorse da investire e indebolimento delle strutture organizzative preposte al presidio di questa importante funzione, quella cioè dello sviluppo delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche, il principale asset di cui le nostre amministrazioni dispongono, ha determinato una situazione diffusa di indebolimento. Ha determinato un depauperamento del capitale umano e ha de determinato una debolezza, un indebolimento progressivo delle amministrazioni pubbliche. Perché, come diceva il capo dipartimento, i due temi sono fondamentalmente collegati e indissolubili. Noi non parliamo solo di formazione, che pure sarebbe importante, è solo di sviluppo delle competenze individuali, ma parliamo di rafforzare le competenze individuali quale leva, quale strumento per rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche. Quindi la formazione è a servizio delle persone e a servizio delle amministrazioni. È funzionale a migliorare le competenze, le capacità delle persone e attraverso questo a migliorare la capacità dell'amministrazione di rispondere alla domanda che viene dai cittadini e imprese, che è una domanda sempre più diversificata, sempre più innovativa e che richiede risposte, diciamo, diverse, anche con modalità di erogazione dei servizi innovative. Questo è il dato dal quale partiamo e dal riconoscimento di cui si dà atto negli atti di indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Ministro Brunetta, ma anche nell'analisi del contesto del PNRR, e cioè del depauperamento del capitale umano che ha accentuato alcuni trend strutturali di cui parlava il Capo Dipartimento, e cioè la velocità dei processi di cambiamento e anche l'invecchiamento dei dipendenti pubblici.
Ripartiamo da qua e ripartiamo dal collegamento diretto tra la formazione e lo sviluppo della capacità amministrativa, perché la capacità amministrativa, la capacità delle nostre amministrazioni di rispondere, diciamo, ai bisogni e alla domanda che emerge dalle cittadine e imprese è il principale indicatore della nostra performance ed è anche una modalità per inquadrare il tema della formazione, non voglio dire in maniera innovativa, ma sicuramente in maniera strategica. Il fabbisogno che noi vogliamo colmare e il gap di competenza che noi vogliamo colmare è quello finalizzato a rafforzare strategicamente le amministrazioni pubbliche già nel breve periodo. Da questo punto di vista, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli atti che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli atti di indirizzo che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato, a partire dal già citato Piano Strategico Riformare la PA, sono fondamentali a nostro avviso perché inquadrano il tema dello sviluppo delle risorse umane in una prospettiva di centralità rispetto al processo di riforma della pubblica amministrazione. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la riforma della pubblica amministrazione è una riforma trasversale che abilita altre riforme. All'interno di questa c'è sicuramente, come diceva il capo dipartimento, la digitalizzazione, il reclutamento, lo sviluppo, la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di buone, e la condivisione di buone pratiche. C'è il tema però centrale e fondamentale dello sviluppo delle competenze individuali e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parte da questo principio e dice che sulle persone si gioca il successo del piano, ma più in generale il successo di ogni politica pubblica. Non è questa una mera affermazione di principio, perché poi le risorse del PNRR consentono di passare dalla teoria alla pratica e prefigurano un'azione strategica alla quale stiamo, al dispiegamento della quale stiamo lavorando e fra qualche secondo appunto parleremo nel dettaglio delle iniziative operative che abbiamo messo in campo. Dicevo, questa iniziativa strategica viene dispiegata attraverso l'attivazione di percorsi formativi per supportare le progettualità del PNR, senz'altro, ma anche più in generale per supportare i processi organizzativi, operativi e gestionali delle amministrazioni pubbliche. È una formazione differenziata per target di riferimento, intesi in termini di competenze, di figure professionali, ma anche di destinatari. Quindi competenze trasversali e competenze specialistiche, è una formazione che noi vogliamo sia certificata all'interno di un sistema di accreditamento ed è una formazione che parte dall'effettiva rilevazione dei gap di competenza. Questo per noi è un assunto fondamentale, è un principio inderogabile che ci consente peraltro di impostare, che consente alle amministrazioni. Quando dico ci consente, parlo delle amministrazioni pubbliche, non parlo del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ci consente, dicevo, di mirare la formazione sulle effettive esigenze. Le risorse del PNRR sono tante, ma tutte le risorse sono scarse per definizione. Ecco, il nostro obiettivo è di calare la formazione in modo da colmare degli specifici gap di competenza, rilevando appunto la situazione la situazione in termini di competenza delle singole persone. Sullo sfondo e a supporto della strategia dispiegata dal PNRR ci sono altri principi ed altri atti di indirizzo. Io cito qua tra i tanti il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale che è stato stipulato dal governo il 10 marzo, quindi oramai un anno fa, il 10 marzo 2021, dal ministro Brunetta, dal presidente Draghi e dalle organizzazioni sindacali, patto che qualifica la formazione come diritto soggettivo del dipendente pubblico, come la formazione come investimento strategico della pubblica amministrazione e quindi la formazione diventa a tutti gli effetti attività lavorativa. Questo è un principio fondamentale perché certifica e codifica il fatto che lo sviluppo delle competenze è indissolubile dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Non c'è un tempo solo per lavorare, ma c'è un tempo per sviluppare le competenze individuali per poter lavorare meglio e per poter rafforzare in maniera strutturata le amministrazioni pubbliche.
Questo è il contesto di riferimento ed è importante, lo citava il capo dipartimento della funzione pubblica, quindi non ci torno molto sopra, ed è importante che questa iniziativa non è un'iniziativa isolata, ma è un'iniziativa che fa sinergia con altre leve. Gli strumenti organizzativi innanzitutto, rafforzare le competenze e i processi di formazione e di rilevazione del fabbisogno nelle amministrazioni pubbliche e poi la leva degli strumenti contrattuali affinché la formazione diventi una risorsa da giocarsi individualmente per le progressioni di carriera e per lo sviluppo diciamo, del proprio percorso professionale. Questi sono capisaldi fondamentali, a nostro avviso, perché costituiscono degli strumenti attorno ai quali costruire l'ingaggio delle amministrazioni pubbliche e dei dipendenti. Perché le amministrazioni pubbliche dovrebbero aderire a queste iniziative di formazione? Perché hanno un'opportunità di rafforzamento strutturale della loro organizzazione. I dipendenti a loro volta dovrebbero e devono aderire a questa iniziativa perché dall'iniziativa scaturiscono opportunità di formazione e di sviluppo nell'immediato, ma anche opportunità di crescita professionale. Il PNRR individua due ambiti fondamentali di intervento, che è quello del rafforzamento delle competenze delle persone e anche il rafforzamento della capacità amministrativa e i processi di change management. Come ho già detto, sono temi assolutamente correlati. Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta promuovendo delle progettualità su entrambi gli ambiti. Il primo dal quale si è partito, ad ogni modo, è quello del rafforzamento delle competenze trasversali alle amministrazioni pubbliche, con specifico riferimento in questa fase alle competenze digitali. La formazione sarà, come diceva il capo dipartimento, customizzata sulle esigenze delle amministrazioni e del personale. Non sarà solo formazione online, anche se l'e-learning rappresenta una risorsa fondamentale per il raggiungimento di un'ampia platea di destinatari e anche per la facilità, diciamo, di fruizione, ma a ciascuna esigenza formativa corrisponderà una modalità di formazione. Voi vedete che il PNRR a questo proposito cita espressamente il tema delle comunità di pratiche, e cioè dei luoghi di apprendimento, di scambio di esperienze, di condivisione di conoscenze, prevalentemente per i dirigenti, ma non solo, nei quali l'apprendimento e il miglioramento delle competenze avviene con modalità, diciamo, innovative e non con corsi di tipo più tradizionale. Quali sono, e mi avvio alla conclusione, quali sono le iniziative che noi abbiamo avviato? Vi dicevo, è un piano pluriennale, è un piano che traguarda il 2026, è un piano di rilevanza strategica e quindi dispiegherà iniziative ed interventi durante i prossimi mesi e i prossimi anni. Secondo l'indirizzo che ha espresso il Ministro per la Pubblica Amministrazione, noi abbiamo avviato due iniziative importanti. La prima è quella dello sviluppo e rafforzamento, io direi, delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti pubblici attraverso percorsi universitari. Parlo di conoscenze se immagino, ad esempio, i corsi di laurea triennali o specialistici, quindi percorsi che si dispiegano in un orizzonte temporale quinquennale, perché il dipendente pubblico è uno studente lavoratore. Parlo però anche di sviluppo di competenze con percorsi universitari perché sono appannaggio dei dipendenti, secondo modalità di cui adesso vi dirò brevemente, anche master di primo livello, master di secondo livello e corsi di alta specializzazione. E cioè interventi formativi che possono qualificare nel breve periodo le competenze dei dipendenti e possono, diciamo, arricchire il bagaglio delle amministrazioni pubbliche. È vero che è stato messo in campo e verrà messo in campo in questi mesi un grande programma di reclutamento di competenze specialistiche, ma nell'intanto, appunto, le amministrazioni hanno l'obbligo di valorizzare e di utilizzare al meglio le risorse professionali di cui dispongono. E poi c'è l'altro tema di cui parlerà la dottoressa Albano, e quello che partirà la prossima settimana, è quello che interessa a tutte le amministrazioni.
ed è quello dello sviluppo delle competenze per l'amministrazione digitale, competenze trasversali nell'utilizzo delle tecnologie IT e della strumentazione che abilita il dipendente pubblico nel sostenere i processi di innovazione e nell'utilizzare al meglio, diciamo, le opportunità, di sviluppo, sia individuale che organizzativo. Avviandomi alla conclusione, vi attiro alla vostra attenzione un'ultima riflessione sul progetto PA 110 e Lodi. Questo progetto, è particolarmente importante per vari motivi. È particolarmente importante perché intanto coalizza attorno ad un'iniziativa di formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione praticamente la quasi totalità degli atenei, che aderiscono alla CRUI. 72 atenei hanno già dato la disponibilità a questa iniziativa. Sono stati sottoscritti ad oggi 24 protocolli esecutivi tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e altrettanti rettori o rettrici dell'Ateneo. È partita, oltre alla Sapienza che ha fatto da apripista in questo senso, un'offerta formativa di corsi di laurea, di master per già a partire da questo anno accademico 2021-2022 e poi le università saranno coinvolte in un'attività di formazione più generale e di rilevamento del fabbisogno formativo. Quindi è importante questa iniziativa perché coalizza energie, perché diciamo così, mette in connessione il mondo accademico con il mondo delle amministrazioni pubbliche in un percorso di affinamento progressivo dell'offerta formativa adeguata ai nuovi mestieri, alle nuove esigenze, alle nuove professioni nelle amministrazioni pubbliche. È un'offerta formativa, un'opportunità formativa mirata per i dipendenti perché comunque riguarda competenze di interesse, diciamo, delle amministrazioni pubbliche e quindi competenze che possono poi essere spese per il miglioramento dei processi operativi e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tanto crediamo in questa iniziativa che, come diceva il capo dipartimento, oltre a qualificare la pubblica amministrazione e a far risalire un po' la china di una classifica che ci vede, diciamo, non ai primissimi posti, per usare un eufemismo, in termini di numero di dipendenti pubblici laureati, dicevo, questa iniziativa è sostenuta anche con delle agevolazioni che gli Atenei per una parte e il Dipartimento della Funzione Pubblica dall'altra, diciamo, mettono in campo per incoraggiare lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici. Accanto a questo, e cedo la parola alla dottoressa Valentina Albano, c'è l'altra iniziativa strategica e più strutturata che parte da qua una settimana, che è quella della fruizione di una formazione mirata per migliorare le competenze digitali di tutti i dipendenti pubblici a partire dalla rilevazione dei loro fabbisogni formativi sulla base dei deficit di conoscenza che la piattaforma stessa può rilevare. Quindi una formazione mirata che si conclude con un test di valutazione post fruizione della formazione, che consente di valutare gli avanzamenti fatti dai singoli, anche perché voi sapete che la logica è quella del PNRR, quindi le risorse possono essere utilizzate e saranno utilizzate nella misura in cui noi saremmo in grado di documentare dei risultati effettivamente conseguiti. Concludo dicendo che l'iniziativa è amministrazione centrica, non nel senso che le amministrazioni hanno il potere di vita o di morte sui propri dipendenti pubblici, ma perché riteniamo che le iniziative formative all'interno delle amministrazioni pubbliche siano decise e valutate in una prospettiva strategica propria dell'amministrazione pubblica. Quindi sarà l'amministrazione aderente, secondo le modalità che la dottoressa Albano, cui cedo la parola, vi illustrerà, sarà l'amministrazione a decidere quando e come formare e quali dipendenti pubblici formare. Il nostro obiettivo è formarli tutti, rafforzare le competenze di tutti. Grazie. Perfetto, grazie. Perfetto, grazie dottor Angeletti.
Allora, adesso do la parola a Valentina Albano che vedo già in video. Nel frattempo vi ricordo che ho visto che state inserendo molte domande in chat. Alla fine del seminario porremo le domande ai nostri relatori. Probabilmente non faremo a tempo a rispondere a tutte perché sono moltissime. Cercheremo quindi di rispondere alle domande più di interesse comune. Per le altre, adesso mentre Valentina Albano parlerà, vi metterò in chat il link al modulo di Helpdesk al quale potete iscrivere per avere ulteriori informazioni e chiarimenti. Vi ricordo che il webinar è registrato e quindi lo potrete poi riascoltare. Prego, Valentina. Grazie Roberta, buongiorno a tutti. Cercherò anche di dare qualche prima risposta rispetto, diciamo, al progetto sul competenze digitali e alle domande che sono state già presentate. Entrando rapidamente nel tema, come diceva il direttore, l'intervento sulle competenze digitali ha come obiettivo principale quello di creare una cultura sul digitale diffusa in tutte le pubbliche amministrazioni per rafforzare e sviluppare le competenze dei dipendenti, ma anche soprattutto per arrivare a attivare finalmente la trasformazione digitale e realizzare servizi sempre più semplici e veloci per cittadini e imprese. L'intervento, come dicevano i relatori precedenti, si incentra su competenze digitali di base e adesso andiamo a vedere anche che cosa intendiamo noi per competenze di base. La formazione sarà in modalità e-learning e verrà definito sulla base di una assessment, su un test di assessment, una rilevazione quindi dei fabbisogni, un percorso di formazione personalizzato per ciascun dipendente. Quindi ogni dipendente avrà il suo percorso specifico di formazione sulla base ovviamente dei suoi fabbisogni formativi. Alla base dell'intervento ci sono tre componenti essenziali. Il syllabus, che sarebbe un documento che descrive un po' quello che è il programma della formazione e anche del programma di assessment, quindi abbiamo definito come dipartimento appunto cosa intendiamo per competenze digitali per i dipendenti pubblici di base, una piattaforma online che consente di effettuare da un lato l'assessment delle competenze in entrata e in uscita, quindi al termine della formazione, che si integra con i sistemi di e-learning, con i cosiddetti learning management system dei fornitori della formazione, in modo tale che il dipendente fatto l'assessment può direttamente passare a fruire della formazione, anche se fisicamente si trova in un altro posto, la formazione, senza però averne percezione, quindi rimanendo sempre all'interno dello stesso ambiente percepito. È un catalogo della formazione che è stato sviluppato in primis con Formez, ma che si sta arricchendo di contenuti ulteriori definiti a partire dall'attivazione di collaborazioni con grandi player pubblici e privati. Proprio il 10, con il lancio del programma Riformare l'APA, è stato pubblicato anche una manifestazione di interesse per l'acquisizione di formazione a titolo gratuito da player appunto pubblici e privati, con l'idea di valorizzare e di trarre il meglio delle esperienze, diciamo, di successo sulla formazione digitale. Descrivendo rapidamente il percorso, quindi un percorso si struttura in quattro fasi principali, poi entreremo nel dettaglio di ognuna. E la prima fase vede come protagonisti i responsabili delle pubbliche amministrazioni, in particolare responsabili della formazione, visto il tema, anche responsabili per la trasformazione digitale. Sono infatti loro che devono manifestare, come diceva anche il direttore Angeletti, l'interesse dell'amministrazione ad aderire al percorso. Questo perché l'idea di fondo è che la formazione debba rientrare, oltre nello sviluppo individuale, all'interno di una strategia di sviluppo organizzativo. Quindi si invita le amministrazioni a definire il proprio piano di formazione inserendo anche l'intervento sulle competenze digitali. Rispondendo a una domanda che è stata più volte ripetuta in chat, questo vuol dire che il dipendente in autonomia, se la sua amministrazione non ha già aderito all'intervento, non può partecipare alla formazione. Ovviamente il responsabile della formazione, oltre a aderire all'intervento, si fa promotore dell'iniziativa nei confronti dei propri dipendenti. Il secondo passaggio è quello dell'assessment, che appunto si fa sulla piattaforma delle competenze digitali. Il terzo passaggio è quello dell'erogazione dei corsi, come vi dicevo, all'interno delle piattaforme degli erogatori della formazione selezionati dal Dipartimento. E l'ultimo passaggio è quello della
la verifica dei progressi. Quindi la possibilità, anzi, diciamo, il percorso è continuo. Al termine della formazione, ogni dipendente potrà testare, diciamo, il superamento di quello che erano le competenze previste per la formazione che ha erogato e attivare un percorso ricorsivo. Quindi, se ho seguito il corso, ad esempio, sulla sicurezza a livello base, farò il test del livello base e a quel punto mi verrà abilitata la formazione sul livello intermedio e così via. Vi dicevo i contenuti, credo che più o meno, insomma, poiché ne parliamo da tempo, il syllabus sia abbastanza noto. L'idea di fondo è che descrive quelle che sono delle competenze che sono legate principalmente ai processi amministrativi della pubblica amministrazione, quindi trasversali a tutte le amministrazioni, ma che di fatto in maniera più o meno ampia tutti i dipendenti pubblici sono chiamati ad adottare, perché si tratta sostanzialmente di riferimenti a strumenti relativi al proprio contesto di lavoro, così come a procedure relative al proprio contesto di lavoro. Ricordiamoci che il digitale nella pubblica amministrazione italiana è fortemente normato e ha degli strumenti che sono tipici del contesto italiano. Il syllabus si articola in 11 competenze organizzate in 5 aree, quindi vedete gestione dei dati, comunicazione e condivisione all'interno dell'organizzazione, ma anche con i cittadini e con le altre amministrazioni, sicurezza, servizi online e il tema un po' più, diciamo, di frontiera della trasformazione digitale che tiene sia alla governance, agli aspetti di governance del digitale italiano che anche proprio alle tecnologie di frontiera. E si articola in 3 livelli di padronanza. Quello che ci tengo a precisare è che, diciamo, il syllabus e quindi questa prima fase dell'intervento non copre tutte quelle che sono le competenze che sono necessarie per attuare la cosiddetta PA digitale, ma soltanto una parte. Quindi, ripeto, le competenze che sono richieste a tutti i dipendenti per svolgere attività principalmente di tipo amministrativo con gli strumenti che sono disponibili nei propri contesti di lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza. Quindi non viene inclusa nel ragionamento né quella che è la cosiddetta alfabetizzazione digitale, che è descritta, magari molti di voi lo conoscono, al cosiddetto DigiComp 2.0, che si rivolge a tutti i cittadini e che di fatto è anche oggetto di altri interventi già all'interno del PNR. Così come non si rivolge in maniera specifica agli specialisti IT, per i quali ovviamente sono previsti dei corsi o comunque una formazione molto più professionalizzante. Così come il mondo dell'e-leadership, quindi di quelle competenze che sono strumentali a guidare e a progettare il cambiamento. Ovviamente questo l'intervento di cui stiamo parlando adesso è un primo passaggio, poi ci saranno sicuramente delle evoluzioni sia in relazione agli altri ambiti di competenze, diciamo, all'interno di questa piramide, così come nei vari settori, penso all'IELTS piuttosto che all'e-government, eccetera. Ovviamente con la collaborazione delle amministrazioni competenti. Andando un pochino più nel dettaglio dei singoli elementi, partendo dal test, il test in entrata è un test anche abbastanza impegnativo perché riguarda tutte le 11 competenze, quindi è abbastanza lungo, diciamo, come test da effettuare, ma è di tipo adattivo. Cosa vuol dire? Che a seconda di quelle che sono le risposte che vengono fornite alle domande che vengono poste, il sistema capisce in qualche modo se è opportuno presentare anche le domande di livello di padronanza successivo oppure passare alla competenza a un'altra competenza. Quindi, al termine di questo test, che va da un minimo di 30 minuti anche a un massimo di 2 ore, se diciamo una persona è esperto in tutte 11 le competenze, viene restituita una sorta di pagellina che appunto fornisce il livello di padronanza per ciascuna delle 11 competenze. A questo punto si passa alla formazione in un flusso che è continuo, quindi anche volendo rispondere a un'altra domanda che è stata posta, diciamo, una volta che il dipendente entra all'interno di questo percorso, può diciamo è continuo, quindi può effettuare tutte le attività che sono svolte, quindi non ci sono blocchi sui singoli passaggi. Quindi al termine ottenuto la pagellina viene anche presentato l'offerta formativa che è corrispondente al livello di padronanza superiore rispetto a quello che si è raggiunto nell'assessment, quindi se sicurezza avevo base mi verrà proposta l'offerta formativa per livello sicurezza intermedio. E quali sono le caratteristiche della formazione? È organizzata in moduli,
particolare, tutto il catalogo si compone di 33 moduli, 11 per ciascuno, per ciascuno livello di competenza, quindi il binomio competenza-livello di padronanza, scusate, quindi 11 per 3. Ogni modulo si compone di video lezioni, video pillole, interviste, tutorial, quindi in maniera variabile, che vengono fruite in apprendimento autonomo, quindi asincrono, e quindi questo vuol dire che la fruizione può essere effettuata in qualunque momento il dipendente lo ritenga utile o fattibile. Al momento, diciamo, quindi questa prima fase dell'intervento viene offerto un catalogo completo realizzato da Formez e integrato con dei contenuti formativi che sono messi a disposizione da Team e da Microsoft. A valere poi della manifestazione di interesse che ha ottenuto un grande consenso da parte degli operatori pubblici e privati che hanno appunto partecipato, verranno progressivamente attivati altri corsi, per cui nel proseguio delle attività il dipendente potrà scegliere se, diciamo, per esempio, sul tema della sicurezza vuole eseguire il corso che ha messo appunto a disposizione Formez oppure quello che ha messo a disposizione un altro fornitore. L'ultimo passaggio è quello del test post formazione, quindi alla chiusura di ogni modulo formativo l'utente, quindi il dipendente, ritorna in piattaforma, può a questo punto eseguire, diciamo, il test per attestare, diciamo, se il livello di competenza che era relativo alla formazione che ha seguito è stato effettivamente raggiunto. Se per un tot di volte, diciamo, il test fallisce, verrà suggerito al dipendente di riseguire il percorso formativo. Andiamo adesso al processo di adesione. Ora, come dicevamo all'inizio, ad attivare l'adesione all'intervento deve essere l'amministrazione, ovviamente con i suoi referenti, presumibilmente della formazione. Quindi, attraverso un modulo online che è disponibile sul sito competenzedigitali.gov.it, le amministrazioni interessate possono manifestare il loro interesse ad aderire all'iniziativa, compilando appunto un form che richiede una serie di dati, ovviamente legale rappresentante, piuttosto che i referenti della formazione, che saranno poi i soggetti, diciamo, interlocutori della piattaforma che gestiranno, diciamo, gli utenti all'interno della piattaforma, e una serie di informazioni in relazione alla strategia di formazione che si vuole adottare, quindi la scelta di quanti e quando far entrare gli utenti, i propri dipendenti nella piattaforma per il percorso di assessment. Completata l'invio della manifestazione di interesse, ovviamente viene inviata una comunicazione di accettazione del form, e a questo punto, diciamo, dopo un po' di tempo, quindi non è contestuale, verrà comunicata la data d'avvio di attività. Perché non è contestuale? Perché il Dipartimento ha necessità di programmare, diciamo, il calendario degli ingressi, per cui acquisite, diciamo, le manifestazioni sulla base sia delle disponibilità delle amministrazioni stesse, sia, diciamo, di contingenze operative, stabilirà quella che è l'effettiva data di avvio, data da cui, diciamo, l'amministrazione potrà effettivamente entrare in piattaforma e quindi, diciamo, verrà comunicata. Una volta che si arriva, diciamo, alla data di avvio delle attività, quelli che sono stati individuati come referenti delle amministrazioni possono completare la loro procedura di registrazione in piattaforma e a questo punto caricare e abilitare quindi gli utenti, quindi i dipendenti della singola amministrazione, ad avviare il percorso di formazione assessment che, ripeto, va in continuo. Può essere effettuata in due modalità, o inserendo, diciamo, i nominativi secondo una griglia informativa che viene messa loro a disposizione, quindi sostanzialmente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, oppure può essere abilitato l'intero dominio della mail istituzionale. Una volta completata questa attività, i dipendenti da un lato riceveranno l'invito a completare la loro registrazione in piattaforma e avviare, diciamo, formazione e percorso di assessment e formazione, e il referente della pubblica amministrazione invece avrà modo sia di monitorare lo stato di avanzamento delle attività da parte dei propri dipendenti, avere delle statistiche riguardo, diciamo, a quello che è lo status, diciamo, delle competenze dei dipendenti, al contempo gestire i dipendenti stessi, sia aggiungendo altri nominativi
nominativi, quindi abilitando altri dipendenti oppure sollecitando, diciamo, se c'è qualcuno che in qualche modo ritarda nell'attivazione diciamo, del percorso. Concludo col darvi alcune, anzi, scusate, no, un elemento fondamentale, il riferimento temporale. Ora, in questa prima fase, come sapete, tra il 1 e il 15 febbraio è prevista una prima finestra per la manifestazione di interesse. Quindi fino al 15 verranno raccolte le manifestazioni di interesse, la funzione pubblica si prenderà poi qualche giorno per definire il calendario e a quel punto verrà comunicata qual è la data effettiva dell'avvio delle attività. Per guidare le amministrazioni verrà anche previsto per le amministrazioni appunto che hanno manifestato il loro interesse a partecipare in questa finestra temporale, verrà organizzato un webinar per dare anche delle istruzioni operative più di dettaglio. Questa però è una fase, tra virgolette, eccezionale, nel senso che a regime la procedura che verrà adottata sarà una sorta di procedura sportello, per cui in qualunque momento le amministrazioni che non hanno fatto in tempo oppure non si reputano pronte in questa prima finestra per manifestare l'interesse a partecipare all'iniziativa potranno farlo, diciamo, nel momento che lo riterranno più opportuno, questo appunto a regime. Chiudo dandovi alcune prime dati rispetto alle adesioni nella prima settimana, quindi sono dati fino a ieri, già più di 400 amministrazioni hanno richiesto di aderire. Come vedete dai dati, si tratta di molte amministrazioni di piccole dimensioni, quindi con meno di 100 dipendenti, 68%, ma ci sono anche già grandi amministrazioni da ministeri piuttosto che città metropolitana, piuttosto che università che hanno deciso di aderire. E dal momento è stato comunicato, diciamo, il coinvolgimento di più di 88.000 persone. Perfetto, grazie molto anche Valentina. Allora, come avete visto, stanno inserendo tantissime domande in chat. In realtà Valentina molte di queste ha già risposto, io le ho riportate nel box domande. Non so, Sì, se Valentina, se vuoi selezionare in particolare le domande. posso, finché Valentina magari dà un'occhiata ad alcune domande, visto che è difficile parlare e leggere le domande, do anche io una risposta ad alcune. L'aspetto centrale, mi ricollego un secondo a quello che ha detto la dottoressa Albano. Allora, l'aspetto centrale è il seguente. Tra i tanti, in questa fase la finestra temporale che è stata prevista dal 1 al 15 febbraio è solo per organizzare la partenza, ma progressivamente le amministrazioni potranno entrare in qualsiasi momento. I dati che vi abbiamo chiesto sono ovviamente modificabili, sono delle previsioni di coinvolgimento dei dipendenti per sapere, perché ci consentano di organizzare, diciamo, l'offerta formativa. Questo non significa che se un'amministrazione adesso dice che vuole coinvolgere, faccio un esempio, il 30% dei dipendenti, dopodomani non possa modificare questo dato. Noi abbiamo chiesto solo un dato previsionale, diciamo, per dimensionare il servizio che eroghiamo. I destinatari sono tutte le amministrazioni pubbliche, questo lo chiariremo ulteriormente, sono tutti dipendenti pubblici a prescindere dalla tipologia di contratto. Partiamo con le competenze digitali, ma stiamo diciamo, testando un modello che vorremmo replicare su tutte le altre competenze. Quindi ai colleghi che dicevano, intanto partite con queste, però poi vi occuperete delle competenze manageriali. Sì, certo, vorremmo a partire attorno a questa iniziativa, non vorremmo, stiamo costruendo attorno a questa iniziativa una piattaforma ed una metodologia assolutamente trasversale che supporti l'intero programma quinquennale di formazione dei dipendenti pubblici. Quindi progressivamente amplieremo l'offerta formativa sulle competenze digitali, ma lavoreremo sulle competenze manageriali, sulle competenze per la transizione amministrativa, sulle competenze per la transizione ecologica e su altre competenze, diciamo, specifiche di alcune tipologie, di amministrazioni, con le quali faremo, un lavoro, come diceva già il capo dipartimento, un lavoro di coprogettazione
di questi interventi formativi. Le domande che voi avete posto sono molto pertinenti e noi stiamo organizzando sul sito web dell'iniziativa Competenze Digitali per la PA, ma anche attraverso Linea Amica, che è un altro progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle risposte puntuali a tutti i vostri interrogativi, nella forma di FAQ in prima battuta, e anche offrendovi, se necessario, un supporto di tipo telefonico per interloquire con voi. Quarta ed ultima, cioè non quarta ed ultima, ci sarebbero tante altre considerazioni, ne colgo un'altra. Un collega diceva: ma le competenze, poi all'esito della formazione sono certificate, le possiamo acquisire, diciamo, al fascicolo del personale per la progressione in carriera? Certo, questo stiamo lavorando anche su questo, e l'obiettivo è costruire una grande piattaforma di servizio per le amministrazioni pubbliche che restituisca e che implementi un fascicolo delle competenze che progressivamente diventa parte integrante del fascicolo del personale. Cioè, noi stiamo immaginando una piattaforma che non è solo lo strumento per erogare la formazione, ma è lo strumento per diciamo, codificare e tenere traccia, se mi passate questa espressione un po' brutta, di tenere traccia di tutta l'esperienza curricolare del dipendente sulla formazione, perché questa, come diceva il capo dipartimento e come è stata immaginata nella riforma che il ministro Brunetta sta dispiegando, è funzionale alle progressioni economiche e alle progressioni di carriera. Questa sarà la parte più rilevante, se mi consentite, di tutta l'iniziativa, non tanto formare, che è fondamentale, ma mettere le amministrazioni pubbliche nella condizione di conoscere le competenze che i propri dipendenti posseggono e le capacità di cui possono avvalersi. È un progetto strategico molto importante che però diciamo, si farà anche nel corso dei mesi. Quindi, ultima considerazione, poi mi sto zitto. Oggi volevamo presentarvi, diciamo, in maniera un pochino più puntuale, in maniera più strutturata, le iniziative che mettiamo in campo. Però alle amministrazioni che hanno già manifestato interesse ad aderire alla piattaforma, a quelle che lo faranno, noi daremo una risposta puntuale nel corso dopo il 15 di febbraio, dopo qualche giorno, organizzando, diciamo, il calendario degli ingressi e delle modalità di erogazione della formazione. Chi entra nella piattaforma come utente abilitato all'amministrazione può fare tutta la formazione che desidera, non è vincolato, diciamo, se parte con competenze base, può passare alle competenze intermedie, fare il test finale e poi proseguire nelle competenze, diciamo così, avanzate. Diventa un utente permanente della piattaforma che progressivamente si arricchirà di contenuti formativi, perché quelli che abbiamo immaginato in questa fase sono contenuti sviluppati dal Formez PA e arricchiti da altri fornitori, però la nostra ambizione è di implementare progressivamente questo catalogo, perché la formazione può arrivare ad un livello di profondità diciamo estremamente diverso. I contenuti formativi avranno una durata variabile, quindi una collega diceva: come faccio a programmare la data di fine se non so quanti sono gli utenti e quale sarà la formazione? Ripeto, la data di fine dell'iniziativa ci interessa, ha solo un obiettivo organizzativo e ci serve per capire come organizzare, diciamo, cronologicamente le amministrazioni che entrano e gli utenti diciamo, che sono attivi sulla piattaforma. Il referente dell'amministrazione, quando opera in piattaforma, può liberamente decidere in qualunque momento di integrare la lista delle persone abilitate a partecipare, e queste non devono neanche essere necessariamente dipendenti in senso stretto, quindi potrebbero essere, c'era una domanda se potevano essere anche medici di famiglia, eccetera. In realtà questa possibilità è data, quindi è l'amministrazione che a sua discrezionalità nella rete dei suoi dipendenti e anche eventualmente dei collaboratori laboratori a vario titolo, può coinvolgerli, diciamo, nel percorso di formazione. Quindi è il referente che gestisce, diciamo, quella che è l'attività legata alla propria amministrazione. Per il resto,
insomma, ha coperto tutti i temi. Poi, ripeto, saranno comunque tutte le domande sono prese, analizzate e saranno poi trasformate in FAQ disponibili sul sito competenzedigitali.gov.it. Perfetto, grazie anche a Valentina. Vi ricordo che ho inserito in chat, lo troverete anche nelle slide, il link per fare le domande al servizio di Helpdesk. Quindi lo troverete nelle slide che vi renderemo disponibili già da questo pomeriggio nella scheda dell'evento alla quale vi siete iscritti. Troverete anche la registrazione del seminario. Vi invito, sì, a contattare il servizio del Helpdesk per tutti i vostri quesiti a cui non abbiate trovato soluzione. Come diceva Valentina, usiamo le domande anche per implementare le FAQ, ma qualora ci fosse qualcosa ancora poco chiara, siamo disponibili sull'Helpdesk. Vi ricordo che tra breve, potrebbe essere tra 2 settimane circa, ci sarà un secondo webinar, quindi chiaramente manderemo l'invito a tutti coloro che hanno partecipato oggi e alle amministrazioni che poi hanno chiesto di partecipare all'iniziativa, quindi resteremo in contatto. Con questo ringrazio i relatori di oggi per gli interventi estremamente chiari. Tutta questa quantità di domande fa capire che ovviamente c'è moltissimo interesse. D'altra parte, formare 3 milioni e 200 mila dipendenti della pubblica amministrazione non sarà un'impresa, non è una piccola impresa, però ormai, come dire, abbiamo lanciato il piano strategico e ci siamo dentro. Siamo disponibili per tutte le ulteriori informazioni, vi auguro buona giornata e grazie a tutti per la partecipazione. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti.